Un modello operativo in grado di fornire una risposta assistenziale di qualità ai minori che si presentano in pronto soccorso è lo spirito del Fast Track Pediatrico, vero e proprio percorso dedicato ai minori fino a 18 anni, inaugurato oggi alla Santissima Annunziata di Chieti. La novità ci viene illustrata dal direttore della clinica pediatrica, il professor Francesco Chiarelli, che parte dai numeri. Facciamo circa 10.000-12.000 accessi ogni anno per i bambini. E quindi abbiamo ritenuto di insistere con la direzione generale che ci è stata vicina in questo senso di attivare questo fast track pediatrico e di avere degli spazi al pronto soccorso generale qui a Chieti. Ecco, quando il minore arriverà qui, che cosa troverà? I codici bianchi, verdi e gialli saranno gestiti da medici, infermieri e operatori sanitari di supporto specifici per il pronto soccorso, quindi non dovranno fare la fila giù. I codici rossi per l'urgenza invece saranno gestiti direttamente al pronto soccorso. Quindi questo riteniamo che consentirà ai bambini e alle famiglie di avere un percorso preferenziale specifico. Oggi il taglio del nastro, quando concretamente partirà questa nuova iniziativa? Il 1° aprile. Quindi il pesce non sarà un pesce d'aprile. Non sarà un pesce d'aprile. Lei ha detto una cosa anche importante, professore. Il pronto soccorso pediatrico è finalizzato alla scuola di specializzazione. Sì, noi abbiamo, come è noto, chi ci ascolta avrà facilmente, comprenderà questo, noi siamo controllati dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Università per le scuole di specializzazione. Quindi per le scuole di specializzazione dobbiamo avere dei requisiti specifici, altrimenti le scuole non vengono accreditate. Per l'accreditamento delle scuole di specializzazione, per la pediatria, il pronto soccorso pediatrico è una condizione indispensabile, quindi anche da questo punto di vista l'Abruzzo avrà una scuola di specializzazione pienamente accreditata. Nell'incontro con la stampa, il direttore generale della ASL Teatina, Thomas Schell, ha illustrato il futuro ammodernamento dei locali del pronto soccorso e altre novità che a breve interesseranno il Policlinico. Questo grazie ad un finanziamento, fondi nazionali, di 1,5 milioni di euro. Il vecchio pronto soccorso, oggi pronto soccorso per i cosiddetti puliti, è stretto, ha diciamo, pochi spazi anche per le attese, non ha i bagni a norma, per cui diciamo, noi spostiamo la camera calda fuori sul piazzale e diciamo, l'attuale camera calda diventa area di sosta dei parenti, dei pazienti con diciamo, tutto un blocco di bagni nuovi. E diciamo in secondo tempo noi rifaremo sempre nel riordino dell'ospedale anche il restante parte del pronto soccorso e monteremo la prima risonanza al pronto soccorso a Chieti. Un finanziamento di 1,5 milioni di euro? Sì, questo è il residuo del finanziamento Covid che avevamo. Con le economie delle gare che abbiamo fatto sono rimaste 1,5 milioni e questi li investiamo adesso attraverso questa gara. Che diciamo i tempi previsti è circa un anno che avremo un altro pezzo di del pronto soccorso di Chieti totalmente rifatto. L'assessore regionale Nicoletta Veri si è invece soffermata sul fatto che la sanità abruzzese debba sempre di più porre al centro dei percorsi sanitari e socioassistenziali la persona. Sì, è vero, perché bisogna vedere sempre prima l'uomo e poi la patologia. Se entriamo in quest'ottica creiamo quella relazione, quella fiducia verso il sistema sanitario di cui c'è bisogno, ma soprattutto quello che emerge oggi è una grande formazione da parte di tutti i sanitari. Ho avuto modo di verificare i vari dipartimenti, delle varie discipline, e quello che emerge è sempre un personale attento, motivato, ma soprattutto anche giovane e quindi dinamico. Noi abbiamo avuto la possibilità di assumere i primari in tutte le varie discipline e quindi dovunque vado vedo quell'umanizzazione, quella volontà di essere presenti in ogni istante in cui si prende cura di un paziente. Chiusura con il direttore del pronto soccorso, Emanuele Tafuri. Dottor Tafuri, lei in fondo è da poco tempo, da 5 mesi che dirige il pronto soccorso qui a Chieti, però oggi è una giornata importante, no?
Beh, io sono orgoglioso di quello che stiamo facendo oggi, perché attivare un percorso dedicato a un pronto soccorso pediatrico rappresenta un segno di innovazione e soprattutto di rispetto verso quello che sono le esigenze di salute del bambino, che non è un piccolo adulto ma ha delle necessità intrinseche importanti che devono essere rispettate. Quindi veramente è un grande giorno da festeggiare. Allargando un po' il discorso, il sovraffollamento del pronto soccorso o dei pronto soccorsi, di tutti i pronto soccorsi, è un po' un tema centrale, no? Della sanità. A Chieti a che punto siamo? Chieti, come tutti i pronto soccorsi italiani, soffre di questo sovraffollamento. Noi stiamo cercando delle soluzioni, in primis col territorio e in primis con i medici di medicina generale. Abbiamo istituito un tavolo permanente che ci permette di trovare delle soluzioni concrete sul territorio per meglio sfruttare quelle che sono le strutture già presenti sul territorio e magari indirizzare i pazienti che non hanno necessità di urgenza su delle strutture territoriali gestite insieme ai medici di medicina generale per permettere un percorso virtuoso e rendere fruibile il pronto soccorso realmente a chi ha delle situazioni di emergenza.